Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon dall'amico Nadir, che mi chiede di parlare del disco del 1970 stampato dall'Elektra dei The Doors. Morrison Hotel, il penultimo disco dei nostri, un disco discreto, un disco che per metà insomma è un po' di maniera non molto interessante, ma che al suo interno 5-6 pezzi enormi. Ora va detto che naturalmente la qualità degli strumentisti e del grande Morrison e dei suoi testi è sempre a livelli elevatissimi. Il disco non è ai livelli clamorosi dei primi due capolavori, né di Waiting for the Sun e forse nemmeno di Hell Woman, però è un classico disco che ha al suo interno delle gemme clamorose, tipo The Spy, lo Chicago Blues meraviglioso, oppure la meravigliosa Waiting for the Sun. Quindi un disco per me è notevole sotto certi punti di vista, perché basterebbe Waiting for the Sun, Queen of the Highway, e che sono molto belle, sono alcuni dei classici, e poi insomma qui dentro c'è roba che fa rabbrividire, un capolavoro come Roadhouse Blues è suonato e risuonato. Ora certo è, diciamo così, che è talmente storicizzato che non riusciamo più a capire se è bello o brutto, ma è veramente uno dei blues bianchi più belli e interessanti della storia della musica. Certo, Ship of Fools, Land O, Maggie non è che siano proprio dei grandissimi pezzi, però ripeto, Queen of the Highway, Waiting for the Sun, Roadhouse Blues già basterebbero da soli insomma per poter farci comprare questo disco. Un disco in un certo senso un po' più rock, forse a tratti un po' più blues, è un disco che colpisce comunque nel segno, e con i Doors, come dico sempre io, è uno dei pochi gruppi, tranne i dischi post Morrison che sono poco più che modesti, sono tutti dischi secondo me molto interessanti e da avere, proprio perché i Doors sono uno dei migliori gruppi del mondo, e questo se l'avesse fatto un altro gruppo nel 70 sarebbe stato un disco epocale. Certo, dopo che sei tre anni prima avevi fatto The Doors e Strange Days e anche Waiting for the Sun, un po' ne risente, ma resta il fatto che comunque sono 11 pezzi e di questi almeno la metà valgono l'oro. È un disco del 1970, un disco chiaramente di rock psichedelico, dove il blues la fa da padrone, dove un'altra volta i testi sciamanici di Morrison sono meravigliosi, e dopo la sua voce esplode in pezzi straordinari e espressivi che rendono un'altra volta l'idea, probabilmente insieme a pochi altri, metterei Tim Buckley, lui, forse altri 5-6 i migliori cantanti del mondo, Jim Morrison forse a livello di preferenza mia, a livello di voce, insieme a Iggy Pop probabilmente il cantante che preferisco nell'universo. E quindi che vi posso dire, Morrison Hotel è un disco che è qui sotto, acquisto obbligato, per me tutti i dischi dei Doors vanno presi perché sono uno dei gruppi più importanti della storia della musica. Qui non c'è nulla e si butta via, perché anche i 4-5 pezzi, diciamo così, che riempiono il disco, in un altro disco di un altro gruppo rock psichedelico del cazzo qualsiasi, avrebbero valso l'acquisto. Link qui sotto, iscrivetevi al canale, mettete mi piace, un saluto di nuovo a Nadir, e insomma chi vuole la mia recensione doni su Patreon, il link è qua sotto pure quello. Morrison Hotel, quindi bel disco, non uno dei capolavori dei Doors, ma sicuramente un disco da avere in casa per ascoltare almeno quei 4-5 pezzi meravigliosi che contiene.